Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di strategie di investimento nell'economia reale e ne parliamo con Luca Di Rico, responsabile europeo Private Capital di Magnetar Capital, e con Matteo Meroni, gestore di Zest Asset Management. Benvenuti. Grazie. Buonasera. I mercati finanziari da qualche mese sono nelle mani delle banche centrali, perché le banche centrali, con la loro politica monetaria, stanno decidendo proprio l'andamento dei mercati. E nello stesso tempo anche la politica protezionistica di Trump e tutte le relazioni che si stanno creando con i vari paesi, Cina per prima, e anche questo, e poi anche la Brexit, stanno creando volatilità sui mercati. Ma vediamo la situazione com'è attualmente e quali potrebbero essere gli sviluppi per quanto riguarda l'andamento dei mercati. Matteo Meroni. Sì, il finale di questo 2019 è sicuramente caratterizzato da momenti di grossa incertezza, come dicevi tu prima. Abbiamo di fronte gli ultimi tre mesi dell'anno che vedono una serie di scadenze anche importanti dal punto di vista di impegni proprio calendarizzati dalle banche centrali europee e degli accordi, soprattutto mi riferisco al mondo dei dazi e quindi gli accordi USA-Cina, che possono influire in maniera netta sull'andamento del mercato anche del 2020. Sarà molto interessante, e sicuramente nell'ambito del mercato finanziario c'è curiosità nel vedere, nel capire quale sarà l'effetto dell'avvicendamento in BCE, in particolare tra Draghi e la Lagarde, perché parliamo di due personaggi che arrivano da due mondi completamente diversi, un economista e invece una rappresentante del mondo politico, anche e soprattutto perché in questo momento quello che il mercato sta attendendo è proprio la reazione della politica a quello che sono state invece tutte le iniziative tipiche del mercato monetario che ha sviluppato Draghi nel corso degli anni. Mi riferisco al QE sicuramente, che chiaramente è un'iniziativa importante che può avere un grosso impatto, ma deve essere accompagnato anche da una politica di debito da parte degli stati, soprattutto di quegli stati che hanno uno stock di debito che può permettere un tipo di politica di questo genere, e che sta condizionando tantissimo l'andamento dei tassi, la curva dei tassi. Arriviamo da un'estate dove ci sono stati degli estremismi a livello proprio di curva dei tassi europei. Non dimentichiamoci che a Ferragosto la curva dei tassi europei era tutta negativa, dal 0 a 30 anni, e con il trentennale tedesco che rendeva negativamente. Ora si sta un po' normalizzando il mercato, abbiamo cominciato a vedere un movimento di ritorno a una forma di curva un pochettino più classica, diciamo, ma la strada che deve essere fatta è ancora molta, e sicuramente quello che sarà il comportamento della Banca Centrale Europea nel futuro sarà condizionante per quanto riguarda poi proprio il movimento della curva dei tassi. Stessa cosa vediamo in America con la Fed. Siamo partiti all'inizio dell'anno con un'aspettativa addirittura di rialzo dei tassi. Poi questa aspettativa piano piano si è tramutata in tagli dei tassi sistematici. Abbiamo questa riunione a fine ottobre della Fed, dove ormai il mercato stima col 90% di probabilità un ulteriore taglio dei tassi di un quarto di punto, e tutti siamo in attesa di capire cosa sarà poi nello speech successivo l'approccio di Powell e quali saranno le indicazioni per il prossimo futuro. È chiaro che in questa situazione la volatilità di mercato è estrema, soprattutto su alcuni tratti di curva, e va in qualche modo domesticata e chiaramente tramutata in rendimenti positivi per il gestore. Quindi, Dirico, come si fa a dominare questa volatilità? Allora, il quadro che ha tracciato Matteo è essenzialmente un quadro di grandi incertezze e di instabilità. Noi vediamo sui mercati su cui noi operiamo di più, quindi su mercati, diciamo, UK, Italia e Spagna, notiamo che continua a esserci una forte dislocazione, quindi ci sono delle opportunità molto molto forti, e c'è una opportunità di investimento direi quasi quotidiana per quanto riguarda le opportunità private. Quindi quando si esce, diciamo così, dall'ambito dei mercati finanziari puri, che chiaramente sono quelli che dettano la rotta, sembra che tutti stiamo un po' aspettando una recessione che sembra sempre che arrivi domani, ma poi la correzione c'è ma non arriva.
Viceversa invece le aziende, quelle sane, quelle buone, diciamo così, l'economia reale continua a performare o perlomeno riesce a mitigare gli impatti della volatilità a livello macro in maniera sufficientemente interessante e attraente per noi per poter investire in asset che danno dei rendimenti non strettamente correlati all'andamento dei mercati. Quindi questa è una sfida che credo stiamo complessivamente portando avanti, non è semplice perché quando tutto ti gioca, diciamo così, da un lato e ti spinge praticamente verso una direzione, però vediamo che l'economia reale presenta ancora delle grandi opportunità di investimento. Quindi ci sono delle ottime opportunità di investimento se si guardano proprio le aziende? Ma allora, sicuramente lato aziende c'è grossa attesa anche per quanto riguarda l'impatto di una delle manovre della BCE, cioè il famoso Teltro, cioè la terza tranche di Teltro, che è partita in sordina a settembre, dove le banche si sono fatte trovare impreparate ad attingere a questa grossa massa di liquidità messa a disposizione dalla BCE, ma per problemi più che altro burocratici e regolamentari hanno avuto solo 2 giorni prima della partenza del Teltro i dettagli, per cui non si sono potute attrezzare. Ma io credo che a dicembre, quando ci sarà la prossima tranche del Teltro, il 10 di dicembre, ci possa essere una partecipazione veramente massiccia da parte del mondo finanziario, che sicuramente tramuterà questa liquidità da una parte negli investimenti nell'economia reale, e quindi chiaramente sono d'accordissimo con Luca sul fatto che ci saranno delle aziende che ne beneficeranno e il compito del gestore è quello di andare proprio a scovare queste aziende. Dall'altra io credo che un po' di questa liquidità comunque verrà destinata ad operazioni di carry trade, e quindi anche il mondo dei bond, il mondo governativo nel tratto breve medio della curva penso ne possa beneficiare. Quindi a questo punto si ritorna sempre al fatto che dalle banche centrali arriva la spinta maggiore anche in termini di liquidità per sì. Tutto il sistema. Sì, è così, e poi credo anche sia importante sottolineare l'atteggiamento degli investitori, no? Gli investitori stanno progressivamente spostando il loro modo di vedere le opportunità dove generare reddito per i loro portafogli su gestori sempre più verso l'attività illiquida. Questo è un trend che vediamo da molto tempo oramai, si sta sempre più consolidando. La motivazione di questo è fondamentalmente dettata proprio da questo scenario macroeconomico con rendimenti di tassi negativi, e quindi sostanzialmente quando c'è queste grandi masse di liquidità che vengono, diciamo così, spinte verso, diciamo così, parti non tradizionali dell'economia, ecco che allora si creano delle opportunità per il cosiddetto credito alternativo, no? Quindi alternativa a che cosa? Alternativa al sistema bancario tradizionale, che dove vediamo il regolatore ha ristretto progressivamente l'attività delle banche, però ovviamente le imprese, il mondo produttivo necessita delle risorse per poter svolgere la propria funzione di crescita. Ecco, in questo scenario, e quindi da un lato investitori che allocano strumenti alternativi, dei tassi di interesse negativi per andare a cercare delle opportunità di credito alternativo e a reddito fisso, è necessario focalizzare l'attenzione su quelle aziende che hanno, che hanno delle caratteristiche virtuose, quindi un management team eccezionale, una linea di prodotti oppure una capacità di innovazione superiore alla media, se vogliamo una struttura organizzativa pronta a recepire quelli che sono i criteri di selezione di un investitore alternativo. È chiaro che il criterio di, diciamo così, di credito di una banca è sicuramente differente dal credito, da come viene erogato il credito da un fondo di credito. E quindi tutti questi elementi fanno sì che la catena del valore del credito si stia spostando progressivamente sempre più verso parti non convenzionali, che noi oggi chiamiamo alternative, dove le opportunità sono fondamentalmente quasi inesplorate, no? E quindi ecco che noi ci troviamo in questa situazione dove forse il prossimo passaggio è proprio cercare di vedere quale sarà il mix, diciamo, che il mercato andrà a presentare tra operazioni, diciamo, private e operazioni pubbliche. Quale potrebbe essere questo mix? Ma effettivamente questo mix, che adesso sicuramente è fortemente sbilanciato dal punto di vista delle operazioni pubbliche, si può sicuramente ribilanciare in maniera molto più selettiva, nel senso che
È chiaro che sulle operazioni di credito alternativo c'è un lavoro di due diligence dal lato investitore e advisory anche da parte del collocatore o comunque di chi accompagna l'azienda sul mercato, molto pesante, molto oneroso, e sia in termini di tempo che in termini di costi. Mentre le operazioni standardizzate, quindi quelle pubbliche, è chiaro che scivolano in maniera molto più facile sul mercato da entrambi i lati, nel senso che ciò che è standardizzato anche lato gestore implica poco tempo dal punto di vista dell'analisi e delle caratteristiche che gli danno comunque un appeal legato soprattutto alla liquidabilità futura. Però è vero che in un mondo di tassi zero, come ormai ci dobbiamo purtroppo forse per noi gestori abituare nel prossimo futuro, è chiaro che il cherry picking è fondamentale, quindi andarsi a cercare l'opportunità da inserire in un fondo dedicato o anche come nicchia in un portafoglio che invece magari per larga parte è considerato allocato a del credito liquido e quindi delle emissioni pubbliche, secondo me ha senso, perché altrimenti, come diceva Luca, ormai i nostri clienti cercano qualcosa, il gestore che non va da benchmark. Il gestore che va benchmark, alla fine, considerati i tassi così bassi e considerati i costi di gestione, alla fine non dà un buon servizio al proprio investitore. Il gestore che invece esce un pochettino da questa logica e va a cercare il vero valore è quello che poi viene premiato anche in termini poi di masse. Quindi insomma diventa una logica molto attiva in cui anche la Diventa, fantasia conta molto, sì, questo diventa sì. una logica molto attiva, diventa una logica dove sicuramente la creatività, non solo nella strutturazione, ma anche nel raccogliere fondi e poi saperli impiegare appunto in queste diverse opportunità di investimento, è sicuramente un esercizio che ha aggiunto un livello di complessità rispetto all'attività tradizionale. È interessante vedere come il capitale privato, che tradizionalmente viene indicato come private equity, no? Quindi l'operazione di private equity, nel corso degli anni abbia, diciamo così, allargato al credito oppure a strumenti di investimento più sofisticati. Quindi le aziende oggi hanno a disposizione degli investitori e possono rivolgersi a degli investitori. Ovviamente devono essere, lasciatemi dire, accompagnate, portate da degli advisor che devono aver fatto anche loro un certo tipo di percorso, ad avere accesso a dei fornitori di capitale che non sono più, diciamo così, costretti a pensare all'interno di parametri estremamente predefiniti. Vediamo che gli investitori possono dare in cambio di ritorni una maggior libertà sul mandato di investimento. E questo è un percorso che noi crediamo, su cui noi crediamo molto, dove diciamo così, dove l'investitore che allocca i capitali al gestore è anche disposto ad andare in forme di permanent capital, che vediamo sempre essere più così all'avanguardia, e vediamo anche che ci sono opportunità di raccolta in questo senso, pur di avere accesso a queste opportunità sul capitale privato. Quindi diciamo che abbiamo un po' stravolto, no? Quindi l'investitore si pone nella logica di dare un capitale, diciamo, liquido, permanente, quindi un capitale quotato, se vogliamo, che ha un NAV giornaliero, verso l'opportunità di qualcuno che possa andare a scovare, abbia un mandato ampio, quasi illimitato nel senso di tempo, perché il tempo sappiamo che guardare sempre i quarter non è che poi sia il grande creatore di valore. E appunto andare a cercare le aziende dell'economia reale, quindi andare a cercare quelle che sono le opportunità di crescita. Questo è un trend che noi vediamo molto 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 forte, si vede chiaramente negli Stati Uniti, gli investimenti in SPAC sono un esempio chiaro di questo, e anche noi vediamo che recentemente anche Borsa Italiana si sta spingendo in questa logica, che peraltro sul mercato anglosassone è già più consolidata, però il vero elemento innovatore è proprio questo trade-off che esiste fra, lasciatemi dire, trasparenza e libertà di mandato. In ogni caso diciamo che è un trend che facilita soltanto le aziende virtuose, le altre le margina un po'. Beh, alla fine per certi versi sì, ma è un po' la natura del nostro mondo, del nostro mercato. È chiaro che le aziende più virtuose avranno, ma soprattutto virtuose non dal punto di vista semplicemente dei numeri, è molto importante la conoscenza del management, cioè certe volte ci sono delle storie magari che possono sembrare di nicchia, ma dove si incontrano dei manager
che hanno qualcosa da raccontare e hanno una visione veramente illuminata. Magari piccole aziende che riescono a trasformare degli elementi di costo in elementi invece di reddito. Li ho visti nella storia anche mia passata. No, effettivamente quello che dice Luca è verissimo. Cioè, in un mondo dove gli aspetti regolamentari per tutti gli investitori, sia quelli istituzionali ma anche quelli retail, la MiFID per intenderci, pongono tutta una serie di paletti a certi investimenti, all'accesso a certi mercati, è fondamentale invece costruire un prodotto che sia un prodotto che segua determinati canoni, determinate regole e a cui possono accedere questi investitori, che si possono chiaramente appoggiare a degli specialisti, dei professionisti che di lavoro fanno solo quello, studiano le aziende, i casi aziendali, piuttosto che studiano un certo tipo di mercato. Io penso per esempio nel mio ambito al mercato degli AT1, cioè dei bond subordinati a più alto grado di subordinazione, che per certi soggetti anche istituzionali vogliono dire un assorbimento sul capitale che rende assolutamente impossibile poter comprare questi strumenti oltre un certo limite. Allora appoggiarsi a un fondo o comunque a uno specialista di un certo settore che effettui una selezione, che riesca a costruire un portafoglio che per le sue dinamiche risulti ben equilibrato, alla fine secondo me è un servizio che viene valutato in maniera molto positiva dal mercato e dall'investitore. Quindi possiamo dire che più aumentano le regole, più aumenta a questo punto la libertà di composizione. È un paradosso, no? È un paradosso, però è un paradosso interessante questo, perché l'evoluzione del mercato, mi piaceva riprendere un punto che avevi fatto tu prima, Angela, sul tema delle aziende non virtuose, no? Abbiamo visto e vediamo tuttora un trend di investimento sui non performing loan, i famosi NPL, no? Adesso ci sono anche gli UTP, fra un po' ci sarà qualcos'altro, però quello che è importante dire è che ci sono delle situazioni, tipicamente portafogli NPL, che richiedono un approccio statistico numerico. E quindi diciamo c'è un approccio tipicamente quantitativo. Quando si inizia a entrare nella parte UTP, diciamo che inizia ad essere importante avere anche un approccio fondamentale, quindi l'analisi dell'azienda, l'analisi della performance, il perché l'azienda è finita in quell'UTP, eccetera, eccetera. E quindi qui vediamo che dei fondi con molto successo recentemente hanno raccolto e continuano a raccogliere per comprare questi portafogli che intendono, diciamo così, lavorare per estrarre del valore da delle situazioni dove i precedenti possessori di questi portafogli, le banche, si trovavano in difficoltà, hanno preferito appunto partecipare a un processo di smobilizzo di questi asset, diciamo così, un po' fissi e non particolarmente semplici da gestire. Allora, se noi vediamo questa come un'evoluzione del mercato, beh, questo, diciamo così, può portare poi dove? A vedere che il gestore di fatto deve avere queste capacità di osservare gli aspetti, lasciatemi dire, più statistici, quindi più quantitativi, e gli aspetti più fondamentali, diciamo così, proprio l'analisi del credito, se vogliamo, l'analisi dei ritorni sull'investimento, eccetera, la due diligence, la qualità del management, e deve porsi all'interno di questa così linea di continuità e cercare di dosare dove meglio può gli sforzi per portare i rendimenti a casa, che sono poi il mandato che ha degli investitori. Tutto questo avviene sempre, esclusivamente guardando sempre la qualità del management, come dicevi tu prima, Matteo, ma soprattutto io vorrei spendere anche una parola sulla governance. È una parola che sono stati scritti fiumi, no, su questa parola. E tutti quanti guardano questa come un po' come l'holy grail dell'attività delle società. Beh, la verità è, crediamo sia sempre più importante, che anche queste aziende medie, piccole, che hanno dei prodotti estremamente innovativi o hanno delle capacità di crescita pressoché inesplorate, debbano necessariamente dotarsi di delle regole di funzionamento che siano in grado di attrarre o perlomeno di slot in un investitore internazionale. Questo è un passaggio fondamentale. Le aziende vincenti non saranno soltanto, in modo di vedere, quelle che possono vantare un portafoglio di prodotti di eccellenza, ma saranno soprattutto quelle che a fianco a un management avranno delle regole di condotta, diciamo, dei processi che le mettono nelle condizioni che quando devono accedere ai capitali, beh, questi sono disponibili perché il funzionamento dell'azienda, la vita dell'azienda è, diciamo così,
regolata secondo parametri internazionali. Questo è un passaggio dell'imprenditoria italiana, credo, fondamentale. E noi quando facciamo l'analisi dell'investimento è un key requisite, cioè una condizione ovviamente non sufficiente, però necessaria per poter portare avanti l'investimento. Quindi possiamo dire che occorre un cambio di mentalità e anche un accrescimento della conoscenza. Sicuramente, infatti sta diventando questo un mondo di specialisti, sì, nei vari segmenti. Sicuramente il segmento di Luca, ma io parlo anche del segmento di Bond. Ci vogliono degli specialisti che spacchino proprio il capello in quattro, nel senso che la conoscenza proprio al di là di quelli che sono i dati esteriori, il rating e quant'altro, è veramente fondamentale per costruire poi delle storie di successo, perché altrimenti si può inciampare, si basa la propria analisi semplicemente sugli aspetti esteriori, ci si può poi si può incappare purtroppo in brutte esperienze. Quindi non facciamoci abbagliare appunto da, io parlo del mio mondo, dal rating di un certo emittente o di un certo bond. Andiamo a guardare effettivamente la storia di questo emittente, a conoscere come gestiscono a livello finanziario i propri flussi, chi sono le persone che materialmente hanno la testa dell'azienda e che quindi riescono a decidere quali sono le politiche del futuro. Questa secondo me è un'analisi che solo degli specialisti e delle persone addette ai lavori possono effettuare, ed è per questo che, come diceva Luca, sempre di più ci sono dei soggetti che partecipano al mondo finanziario ma che si affidano a delle persone esterne che si occupano invece nello specifico di questi segmenti per fare delle politiche di investimento che siano vincenti. Quindi possiamo concludere dicendo che sì, ci vogliono degli specialisti ma con una visione allargata. Diciamo che la frase è sempre la stessa, non ci vuole un generalista specializzato o uno specializzato generalista, cioè adesso un po' prima dove vogliamo mettere l'accento, però è ovvio che il professionista oggi che opera su questi mercati così sfidanti, come abbiamo detto prima, deve avere una capacità di interpretazione dei movimenti del mercato e delle opportunità future che deve essere sufficientemente flessibile, non ci si può muovere su, diciamo così, parametri fissi e statici, ma quello che noi facciamo oggi probabilmente a 3-4 anni sarà, non dico totalmente, ma abbondantemente superato. Quindi c'è necessità, come detto prima Angela, di innovare, di essere creativi e di seguire quello che l'economia ci offre per poter produrre dei rendimenti. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Luca Di Rico, responsabile europeo Private Capital di Magneter Capital, e Matteo Meroni, gestore di Zest Asset Management. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle Fonti TV. Grazie.